essere prete in genere è qualcosa che non cambierei per niente al mondo. Qui c'è una opportunità che viene offerta al prete e alla comunità di integrarsi con persone che vengono da diverse parti del mondo, e non soltanto pensiamo a chi sta fuggendo da guerra, violenza, oppressione, ma anche di quell'altra parte del mondo che si chiede il perché e pensa a un mondo possibile e migliore. La vita a Lampedusa è vitale, ma è segnata almeno da tre polmoni. Il primo polmone è quello della comunità cristiana normale, residenziale, poi c'è anche il polmone dell'accoglienza, che è un polmone con qualche lacrima in più, e poi c'è il polmone del sorriso, quello dei turisti, di tutti quelli che vengono qui in quest'isola a rinfrancarsi e non hanno problema nell'intreccio della storia questi due aspetti a diventare un tutt'uno nel contesto meraviglioso di un tempio che il buon Dio ci ha dato, che è fatto di sole, di mare, di salsedine, di pesce, ma anche di speranza e di ottimismo. A voi buona domenica, buona permanenza. Grazie. Buona domenica, Pippuccio. Ciao. Un sacerdote che sin da quando è arrivato è riuscito a comunicare con gli altri e soprattutto a mettere in comunione gli altri, che insomma è quello, è il ruolo che dovrebbero avere tutti i sacerdoti. Quindi ci unisce, ecco. Abbiamo molti amici che ci incontriamo. È un modo anche per conoscere qual è la nostra idea nei confronti degli adulti e quello che sono invece gli adulti che pensano di noi giovani. Don Mimmo è proprio un padre per noi, un consigliere. Io ero a conoscenza del fatto che comunque ci fosse la parrocchia, che ci fosse un Gesù, ma sapere che c'è e incontrarlo è un'altra storia. Lui non dice si fa quello che dico io. Lui, la sua parola è: ditemi quello che dobbiamo fare, che lo facciamo. Molto spiritoso nei bambini, le cose le fa capire molto bene. Poi appena arrivo, finisco dalla messa, vado a casa e la racconto ai miei genitori. Ti fa capire che c'è qualcosa, c'è una speranza, no? Non te lo dice in modo diretto, ma nel suo modo di porsi, di così pacato, così tranquillo, ti dà questa speranza, ecco, lui te la dà. La comunità è la pietra miliare di qualsiasi avvenimento, di qualsiasi storia. Una parrocchia di 6.500 abitanti collocata su uno scoglio in mezzo al mare, che vive una vicenda più grande di lei, dalla quale storicamente e geograficamente non può astenersi. Da casa mia in chiesa saranno 4 chilometri. Io sono abituata, a me piace camminare a piedi. Benché non ci siano forme straordinarie di accoglienza, c'è la forma straordinaria di accoglienza che è il fatto che si viva, che tu non debba avere più paura. È stata la loro ancora di salvezza. Queste persone che sono passate da qui, e sono passate da qui con vicende tragiche spesso, ritornano. Loro ci chiamano, ci fanno sentire il loro affetto, la loro gratitudine per quel giorno che io li ho recuperati in mare. Ecco. Questa storia avrà risvolti inaspettati e di speranza, cioè verranno da Oriente e da Occidente a dichiarare la loro gratitudine
a queste isole i figli e i figli dei figli. Sono gli altri figli per noi. Il fatto di saper di aver fatto bene comunque ti torna uguale, senza che arrivi nulla di materiale o nulla di che, già dormi meglio, stai meglio e basta.